Ascoltatori, torna Voce Libera Live, ovviamente come ogni lunedì le interviste di Rosaforte, qui al mio fianco ormai la regina del lunedì sera, Irene Orsomarso. Buonasera Irene. Buonasera. Torniamo con una puntata davvero ricca sotto tutti gli aspetti, ma non voglio spoilerare niente perché sarà poi Irene a presentare il nostro ospite. Io invece velocemente comunico a tutti i nostri ascoltatori che questa sarà una settimana davvero ricca dal punto di vista degli appuntamenti con Voce Libera Live, a partire già da domani a ore 19:30 con la prima puntata della clip degli Scout. Che vi invito a seguire. Siamo stati in diretta con loro giovedì scorso e abbiamo presentato il loro progetto. Però adesso do la parola a Irene e iniziamo con la nostra intervista, le interviste di Rosaforte.
Di nuovo buonasera agli amici di Voce Libera e di Rossaforte. Innanzitutto intendo ringraziare il team di Voce Libera non tanto per i canali quanto per la collaborazione umana che sta risultando assai vantaggiosa. Poi saluto tutti i seguaci della nostra pagina che dopo un mese ha raggiunto dei risultati soddisfacenti se consideriamo che siano state attivate ben 30 rubriche. Stasera lo spazio è riservato alle interviste, dopo aver trattato i temi del lavoro e della cultura sotto vari aspetti, principalmente con riferimento alla didattica universitaria e agli eventi sul web, la nostra attenzione si rivolge ad una tematica assai importante che è quella della salute della mente in generale, in particolare ai tempi della pandemia. Potremo penetrare la questione grazie alla competenza scientifica e alla sensibilità della nostra ospite. Faccio riferimento alla dottoressa Livia Graziano, psicologa e psicoterapeuta che opera sul piano territoriale di Torino, non solo presso il suo studio, ma anche in altri contesti di notevole spessore, quali l'università, dove dirige dei master di secondo livello anche in collaborazione con atenei stranieri, e negli istituti scolastici, prestando la sua professionalità sotto forma di sportelli ed abbracciando più fasce d'età, curando cioè gli aspetti dell'educazione, della comunicazione e quant'altro. Quindi la introduco e la ringrazio perché ci sta offrendo una magnifica possibilità. Buonasera, grazie ancora una volta per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi, non vi vedo più, ma vi sento molto bene. Quindi buonasera. La nostra regia è pronta a rimediare, ecco che noi la vediamo. Benissimo, 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 benissimo. benissimo. Dicevo, per noi è un onore e un piacere averla ai nostri microfoni perché scegliendo delle tematiche non si può prescindere senza dubbio dalla salute e in modo particolare da quella della mente. Quindi ho reputato che la scelta migliore fosse quella di rivolgermi a delle persone che come lei, oltre ad una preparazione ovviamente nella materia, vantano delle esperienze sul campo. Io ho avuto la fortuna di interagire con lei nel mondo della scuola perché per ben 2 anni scolastici ci siamo trovati a lavorare negli stessi istituti, ma anche come Irene ho potuto toccare con mano con quanta serietà e con quale nobiltà d'animo lei conduca la sua professione. La ringrazio, la ringrazio molto, Grazie. sono state belle Le parole parole per per me, me molto molto gentili. gentile. E allora, se si trova d'accordo, passiamo al vivo, entriamo, meglio dire, nel pieno dell'intervista. Le rivolgo il primo quesito, che in questi termini è proprio quali sono stati i disturbi più rilevanti provocati dalla pandemia e come voi esperti avete garantito il vostro intervento. Allora, è Allora, è una una domanda domanda molto molto complessa. complessa. Provo a Provo a partire partire da da come come abbiamo abbiamo garantito, garantito, facendo facendo una una piccola piccola premessa. premessa. Penso Penso che che lo lo sappiate sappiate bene, bene, la la psicologia psicologia ha, ha, come come dire, dire, da da anni, anni, se se non non forse forse anche anche secoli, secoli, come come dire, dire, combattuto combattuto per per avere avere un un posto posto in in qualche qualche modo modo nell'ambito nell'ambito delle delle scienze, scienze, sia, sia, come come dire, dire, nel nel passato, passato, ma ma nel nel più più recente, recente, passato, passato, quindi quindi nel nel più più recentissimo, recentissimo, per per avere avere anche anche un un posto posto di di rilevanza rilevanza rispetto rispetto alla alla scienza scienza medica, medica, mettendo mettendo in in qualche qualche modo, modo, cercando cercando di di mettere mettere in in qualche qualche modo, modo, come come dire, dire, non non dico dico sullo sullo stesso, stesso, ma ma quasi quasi sullo sullo stesso stesso piano, piano, benessere benessere fisico fisico con con benessere benessere mentale. mentale. In In questa questa situazione situazione particolare particolare della della pandemia è pandemia è successa successa una una cosa cosa che che probabilmente probabilmente ci, ci, come come dire, dire, ci ci aspettavamo aspettavamo da da tempo, tempo, ma ma da da subito subito anche anche il il governo governo ha ha posto posto come come una una certa certa attenzione attenzione
al benessere psicologico, rendendosi conto che insieme al benessere fisico dovuto a questa terribile pandemia, le ripercussioni dal punto di vista emotivo sarebbero state tantissime. Quindi ha chiesto immediatamente l'attivazione degli psicologi per contrastare gli effetti che ancora all'inizio non erano così, cioè immaginabili, ma sicuramente sapevamo che sarebbero stati pesanti. E quindi da subito c'è stata una sia dal punto di vista dell'ordine dei psicologi, sia quello nazionale che quelli territoriali, quindi regionali, si sono attivate una serie di iniziative per permettere agli psicologi di mettere a disposizione le proprie competenze, anche pro bono in certe circostanze a sostegno di questa situazione emotiva che si era creata. Devo dire che la preoccupazione più grossa, almeno la mia preoccupazione più grossa, come lei diceva, Irene, io lavoro su due fronti. Lavoro da un lato nel settore scuola, in questo caso io mi occupo di sportelli d'ascolto in due scuole superiori di Torino, la provincia di Torino. Quindi la prima attenzione è stata ai ragazzi come reagiranno a questa cosa, come staranno emotivamente, e le famiglie come gestiranno questa cosa. Quindi con la grossa preoccupazione di capire come essere di supporto ancora quando la domanda psicologica non era presente, perché la domanda psicologica che abbiamo sentito l'abbiamo sentita progressivamente nel tempo. Cioè all'inizio sembrava quasi che ci fosse un tempo sospeso che ci permetteva di condensare l'energia e di tenere duro, ma che non sembrava potenzialmente, parlo come soggetti singoli, non come psicologi, ma come ognuno di noi, un'avventura che si poteva contenere, no? Si poteva stare a casa, si poteva guardare la famiglia, in un tempo sospeso, con paura, ma in un tempo sospeso. Ma questa situazione ha cominciato a perdurare nel tempo e si sono verificate alcune effetti che progressivamente sono diventati più pesanti. E soprattutto si sono verificati in alcune condizioni particolari, perché la sofferenza più grossa che è stata patita dalle persone, le persone che io ho sentito, che ho visto, da un lato riguardava le persone sole, che quindi nella chiusura non avevano una rete, non avevano una rete attorno a sé, e la paura di stare male, di non avere qualcuno accanto, di non sapere come sostenere questo momento che poteva colpirli ancora più direttamente, ha scatenato temi depressivi e di ansia e di angoscia, da un lato. Dall'altro ci sono state delle grosse ripercussioni nelle famiglie, nelle coppie, soprattutto laddove la situazione socio-economica era già fragile di per sé. Sto pensando a quanto tempo siamo rimasti chiusi in casa, alle famiglie che magari erano in casa in 4, 5, a volte più persone, con una casa molto piccola, con scarsa disponibilità di mezzi tecnologici, per cui anche per la connessione dei figli alla didattica a distanza, con grosse difficoltà in questo senso, dove più passavano i giorni e più era evidente che la mancanza di privacy minima non poteva essere garantita, hanno cominciato a crearsi delle situazioni conflittuali molto forti, di sofferenza generale, ma soprattutto quelli che sono andati più in dissonanza nel tempo e quindi con crisi più profonde sono stati gli adolescenti. Da quando è partita la pandemia, io mi sono mossa immediatamente per rinnovare la mia disponibilità a continuare lo sportello d'ascolto per i ragazzi anche in modalità telefonica, perché una delle indicazioni che c'era stata data anche non solo dal Ministero ma anche dall'Ordine era
di mantenere la presenza con i pazienti solo se necessario nei casi di urgenza e quindi di attivare il più possibile modalità telematiche o di videochiamata. Quindi con i ragazzi ho immediatamente attivato questa modalità, come dire, e man mano che passava il tempo, aumentavano progressivamente sempre di più le chiamate e sempre di più le situazioni di grave difficoltà emotiva, con grossi disturbi della concentrazione, della relazione con i familiari, con i genitori, e di grave aggressività familiare. Quindi, da un lato i ragazzi che stavano qui, le famiglie che stavano qui in casa in questo senso, dall'altro le persone sole che non avevano una rete attorno e che non sapevano come avrebbero potuto reggere in caso di malattia, soprattutto la situazione sanitaria. Dall'altro tutte le persone che comunque vivevano, che avevano già, quindi i miei pazienti per esempio, che avevano già una situazione di sofferenza e che questo isolamento sociale, come dire, li rendeva ancora più fragili. In ultimo, ma non in ultimo per importanza, tutte le famiglie e le persone che sono state toccate in maniera diretta o indiretta, ma con familiari coinvolti dalla malattia stessa, quindi le malattie, quindi chi si è ammalato di Covid e chi ha avuto dei cari che sono stati, che sono morti di coronavirus. Quindi la situazione di indeterminatezza, la chiusura in casa, come dirà, ha fatto aumentare progressivamente la sofferenza psichica delle persone che probabilmente già prima erano in sofferenza, ma che di sicuro si sono aggravate in questa situazione. Quello che è stato fatto, io ho cercato di attivare due modalità. Uno è il contatto diretto con le persone, anche attraverso messaggi, anche a coloro che non volevano fare terapie online o sostegno psicologico online, di mantenere la mia presenza costante per sincerarmi che le condizioni emotive fossero sufficientemente buone, attivando anche tutta una serie di piccoli strumenti che ho distribuito anche nelle scuole per i ragazzi e per le famiglie, per sopportare il momento di clausura, diciamo così, con attività che fossero il più possibile legate al benessere emotivo, perché la preoccupazione più grossa era quella che la fine della sofferenza non sarebbe corrisposta con la fine del coronavirus o la riapertura al mondo esterno, ma che sarebbe proseguita. Non so se ho raccolto completamente la sua domanda, ma se ha delle richieste da farmi, io provo a approfondire meglio. Pullulante di vita, e mi sento di ringraziarla per l'intelligenza e la sensibilità con cui ha condotto, o meglio ha gestito, la situazione, perché immagino non sia stato semplice dare una risposta ad un evento epocale che inevitabilmente avrebbe portato, forse ha comportato, delle conseguenze sulla sua stessa persona. Quindi mantenere la lucidità in questo periodo più che in altri momenti le ha richiesto uno sforzo considerevole, e lei ha reagito mettendo a disposizione tutti i mezzi. Ho capito che da un lato l'isolamento è stato patito proprio come rischio che potesse alimentare le problematiche già interni alla solitudine, d'altro canto invece ha reso più aspre tensioni interne ai nuclei familiari, addirittura sfociando in conflitti, quindi il ventaglio è ben variegato. Alla luce di questi dati, quali risultati si aspetta, ci consenta questa domanda, dagli interventi terapeutici? Pensa cioè che in effetti attraverso la terapia
queste persone siano più consapevoli rispetto a prima, che le questioni siano state rese più spinose dalla pandemia, oppure non c'è ancora piena consapevolezza di questo? Allora, le risposte sono più di una, perché ci sono state come dire, due sostanziali differenti. Nel momento in cui la pandemia ha costretto tutti quanti in lockdown, perché costretti a casa e ci ha obbligati in qualche modo ad attivare delle modalità online, io ho avuto due tipologie di risposte differenti. Una parte dei miei pazienti, per esempio, ha scelto, una parte anche abbastanza, come dire, più del 40% ha scelto di non proseguire con la terapia online, per tutta una serie di ragioni assolutamente comprensibili, perché come la scarsa intimità in famiglia, cioè lo spazio per poter parlare con la psicologa riservato non c'era, perché non erano così avvezzi alla modalità telematica. Per una serie di ragioni, una parte dei miei pazienti hanno scelto di non attivare il sostegno psicologico online. Quindi per queste persone in realtà, come dire, l'apertura dello studio, che più o meno adesso è un mese che come dire, è riaperto, in realtà ha aperto la possibilità di rielaborare. Quindi siamo un po' indietro, nel senso che, come dire, come se si fossero in qualche modo come dire, chiusi a guscio, appunto, no? Si sono entrati in queste, come anche Recalcati lo cita in un Carapace, e che adesso, come dire, la fatica di riaprire al mondo è ancora tutta da elaborare. Le persone che hanno scelto di elaborare pian pianino con me questo momento, come dire, hanno naturalmente delle risorse migliori. Mi ha fatto venire in mente mentre parlava, perché è assolutamente vero quello che diceva Irene, che è un momento assolutamente eccezionale anche per gli psicologi, perché non è mai successo nella terapia psicologica, cioè nel sostegno psicologico, nella psicoterapia, che il paziente e il terapeuta vivessero contemporaneamente la stessa emozione rispetto a quello che stava accadendo. Cioè, lo psicologo lavora con strumenti di empatia, quindi è chiaro che sente o ha vissuto delle esperienze simili a quelle del paziente, e questo gli permette di lavorare con maggiore efficacia. Ma contemporaneamente non è, no, come dire, non è una cosa che naturalmente succede. È la prima volta che succede. Sì. Si è Che viviamo innescato un contemporaneamente. processo di immedesimazione che presumo, Sarebbe faticoso, perché io normalmente devo distinguere ciò che mi non lo appartiene da può quello che fare. appartiene al mio paziente, e anche la mia fragilità è in gioco. Certo, tutto quello che ha riferito mette in luce anche un altro aspetto, cioè l'importanza del contatto diretto, dell'interazione da Sì. persona a persona, perché la terapia risulti realmente efficace, deve avvenire in presenza. Quindi anche questo fa riflettere in effetti sulla dinamica delle terapie e sulle inclinazioni, sulle preferenze dei pazienti, perché sicuramente il fatto di non poter disporre di uno spazio intimo all'interno delle proprie case, considerando tutte le sfaccettature che ha riferito, ha il suo peso. Però penso che sia stato, nella maggior parte dei casi, un desiderio soggettivo, quello Sì. cioè di ritrovarsi a parlare con lei, che rappresenta senza dubbio un rifugio, un porto, quindi poterlo fare guardandola negli occhi infonde una fiducia, trasmette un coraggio senza dubbio più potente rispetto al canale online, che ha la sua utilità, i suoi vantaggi, però non si può sostituire ad un No, dialogo. però devo essere sincera, devo essere sincera, era da parte di tutti noi psicologi in generale, era abbastanza demonizzata questo tipo di modalità, perché comunque con un setting differente, con caratteristiche differenti, eravamo molto dubbiosi, molto scettici rispetto all'efficacia. Devo dire che non è sostituibile
alla terapia in presenza, ma devo dire che è stato un ottimo, ho potuto verificare che in alcune circostanze un ottimo sostituto. Sì, è stato fondamentale. Infatti anche nella puntata dedicata al professore danese che insegna presso l'Università di Urbino, abbiamo considerato questo aspetto, il fatto cioè che la comunicazione già comunque avanzata nei progressi tecnologici si stia aprendo a nuove frontiere. La didattica online sicuramente non ha, non può assicurare gli effetti della scuola in presenza, ma è stata imprescindibile, ha garantito la continuità e non ha fatto, come dire, non ci ha fatto sprofondare negli abissi. Quindi dobbiamo anche sostenere e valorizzare gli aspetti positivi dei nuovi mezzi che sono entrati in gioco. Un altro aspetto che mi ha colpito nel suo discorso è stato l'accento posto sugli adolescenti. Penso che abbia sottolineato questo elemento non solo per la cura particolare che lei riserva ai giovani con cui lavora, ma proprio per lo stato oggettivo della situazione. Io personalmente ho notato una differenza negli allievi. Nelle prime settimane della DAD, della didattica a distanza, sembrava che fossero abbastanza tranquilli e sereni, poi ho proprio avvertito un cambiamento e quindi la loro angoscia, purtroppo i risvolti negativi della situazione, ed ammetto che non mi sarei aspettata questo cambiamento. Pensavo che avrebbero mantenuto il loro atteggiamento solito, quasi scanzonato o spensierato. Non è stato così, a dimostrazione del fatto che, come delle spugne, probabilmente assorbono più di noi adulti. Come ci spiega questo moto interiore degli adolescenti più accentuato rispetto agli adulti? Allora, di sicuro, proprio perché stiamo parlando di adolescenza e che per i ragazzi è fondamentale la dimensione relazionale e corporea, quindi con una totale assenza di relazione fisica, no, in presenza, da un punto di vista delle esperienze, della necessità, che è proprio anche fisiologica, neurofisiologica degli adolescenti, è venuta a mancare una parte molto, molto rilevante. Gli adolescenti, tra l'altro, sono stati bravissimi, la maggior parte di quelli che ho sentito sono stati bravissimi a rispettare molto più di quanto io mi immaginassi le regole del lockdown, preoccupati per i propri familiari, ma soprattutto per i nonni, quindi hanno esercitato una costrizione rispetto alle loro esigenze naturali ancora più forte di quanto hanno fatto certi adulti o alcuni anziani, e in questa costrizione l'assenza di relazioni li ha messi in forte difficoltà. In più, la didattica a distanza è stata sicuramente una cosa importantissima, ma è stata interpretata, perché è stata molto interpretata e è spesso stata interpretata come un sostituto della didattica in presenza. Molti che facevano fatica già a scuola, quindi in presenza, con la dimensione relazionale che è importantissima per l'apprendimento, cioè la presenza relazionale dell'insegnante, hanno cominciato ad essere ancora più in difficoltà da un punto di vista degli apprendimenti, con un problema di demotivazione allo studio, di perdita di concentrazione, che è unito alle cose che dicevamo prima rispetto alle condizioni familiari e all'acuirsi di certe problematiche relazionali, li ha resi dei soggetti ancora più fragili. È stata molto esaustiva ed interessante nelle sue risposte. Allora, Irene, c'è una prima domanda dal web che la gira per la dottoressa, il nostro Guglielmo dalla regia. Buonasera dottoressa. Allora, in questo periodo, soprattutto nella fase di ripartenza, si è sentito molto parlare di questa pandemia in un'ottica un po' cercando di metterci un cappello, cioè nel senso si è fatto spesso il paragone come ad un dopoguerra questa fase di ripartenza. Lei pensa che sia un paragone calzante quale sarebbe invece un paragone più immediato? E quindi secondo lei?
Bella domanda. No, allora, io non credo che sia paragonabile, non solo per la ripartenza, ma anche per tutto il periodo del lockdown. Abbiamo sentito parlare di è una guerra, adesso potrebbe essere un dopoguerra. Non sono molto d'accordo da un punto di vista psicologico, perché bisognerebbe sentire anche un sociologo, non è la mia competenza, ma da un punto di vista psicologico mi sento di dire che non è la stessa cosa di una guerra, nella maniera più assoluta, per tutta una serie di istanze che la guerra porta con sé, che sono anche l'istinto di vita, che, come dire, che c'è un nemico visibile, c'è la, come dire, la possibilità di agire prendendo delle posizioni fisiche. Penso adesso un po' banalizzo, ma penso ai partigiani, sto facendo delle considerazioni in ordine generale, mentre nel nostro caso quello che il nemico era invisibile, ma non era neanche non si poteva combattere individualmente. C'era un'aspettativa che qualcuno riuscisse a capire come si poteva curare, risolvere questo problema, ma la nostra posizione era estremamente passiva come possibilità. E questo che ha reso ancora più complicato complicata il benessere emotivo delle persone, perché era qualcosa che noi non potevamo controllare se non stando fermi e stando chiusi in casa, quindi in una condizione di chiusura. Per questo io non penso, mentre in guerra puoi scegliere di andare in guerra, puoi scegliere di combattere il nemico, e i danni che questo nemico ha fatto sono visibili sì nell'economia, ma in realtà non ci sono cose da ricostruire come succede dopo una guerra, no? C'è da ricostruire le tue condizioni personali, sia di benessere che di possibilità di benessere economico e sociale. Io quindi non, a me non sembra una guerra questa, mi sembra un qualche cosa che è stato molto più grande di noi, che anche gli esperti hanno sentito come molto più grande di loro, perché fin dall'inizio anche i medici dicevano: abbiamo cambiato molte modalità di contrastare il virus perché non sapevamo, no? E noi ci siamo sentiti in questa posizione assolutamente impotenti rispetto alla conoscenza di cosa poter fare. Non so se ho risposto alla vostra domanda come volevate. Tutti di sorpresa, ci si è trovati disorientati dinanzi ad una realtà completamente insolita. È giustissimo quello che dice, cioè che anche la risposta dei medici non è stata esatta, in quanto la scienza ha dovuto porsi prima di poter dare delle risposte, delle domande, in quanto si è fronteggiata una situazione al di fuori di ogni previsione. Io direi di allontanarci almeno momentaneamente, dico momentaneamente perché qualora arrivassero delle domande afferenti riprenderemmo il tema della pandemia, per spostare l'attenzione ad un altro aspetto che ci sta a cuore. Siccome noi ci muoviamo sul web, vorremmo sapere quale rapporto si istituisce tra i mezzi che operano online e la mente umana in generale, o almeno quella che è la sua posizione rispetto alla relazione che si vive quotidianamente con i social. Bella domanda. Della domanda, perché se mi avesse fatto questa domanda qualche tempo fa probabilmente l'avrei detto anche qualcosa di diverso. Quindi, ma devo aggiungere dei pezzi che invece sono sembrati abbastanza evidenti alla luce di questa esperienza, quello che ha salvato molti giovani e molti di noi è proprio la presenza dei social o dei mezzi di comunicazione in questo momento di chiusura. Forse li avrei demonizzati un po' di più, virgolette, se mi permettete questa accezione, qualche tempo fa, nel senso che sicuramente mantengono, e poi magari ne approfondisco se volete, mantengono una dimensione di, virgolette, pericolosità in alcune fasce di età.
per tutta una serie di ragioni, ma da un altro punto di vista abbiamo scoperto il valore di questi mezzi in un momento così difficile, perché ci hanno permesso anche solo di mantenere delle relazioni sociali e affettive per via telematica. Le famiglie si riunivano attorno al video la videochiamata, piuttosto che gli amici si riunivano attorno a un aperitivo virtuale sempre su video, e questo ha tenuto per fortuna emotivamente in vita e positivamente le persone. Ci sono però alcuni aspetti negativi, dei punti interrogativi che dobbiamo assolutamente tenere in considerazione. C'è i social in senso stretto, quindi quelli che trasmettono informazioni, ognuno di noi può mettere delle informazioni personali o di pensieri, eccetera, eccetera, hanno e mantengono dei limiti molto grossi, che sono quelli del fatto che sono interpretabili, e che l'interpretazione di quello che leggiamo costituisce un elemento per cui non andiamo alla ricerca di informazioni che confermino o disconfermino quell'informazione lì, con una circolarità, no, che diventa un po' ossessiva. Sto parlando di informazioni non scientifiche, non commenti, sto parlando delle informazioni personali che ognuno di noi mette, che i ragazzi, i giovani, molto spesso utilizzano Facebook, Instagram, eccetera, eccetera. Quindi rimane l'attenzione molto forte parlo ai genitori, perché che i genitori devono fare per permettere ai loro figli di imparare ad accedere a questi contenuti con un'attenzione critica. Le faccio un esempio di cui lei probabilmente si ricorda, perché è un'esperienza che abbiamo condiviso come in una scuola superiore torinese, dove attraverso i social un gruppo di ragazzi ha prima ha esposto delle fotografie intime di una ragazza che le aveva condivise col suo fidanzato, e poi ha cominciato a mandare informazioni, affermazioni piuttosto denigranti nei confronti di questa ragazza, senza che nessuno dei ragazzi fosse consapevole di quello che stava facendo. E questa è ancora una modalità che i ragazzi utilizzano, di denigrarsi reciprocamente, senza avere minimamente la consapevolezza del problema che da un punto di vista non solo psicologico ma anche legale si profila, con grosse sofferenze per le persone che vengono coinvolte. Quindi l'attenzione è, che dico ai genitori di fare, di accompagnare i ragazzi prima di consegnargli un telefonino con delle app di questo tipo, a capire che tipo di valenza le informazioni che vengono messe sul web hanno, che importanza hanno. Consideri che l'87% degli adolescenti tiene costantemente il cellulare in mano e che lo porta con sé a dormire, vicino a sé a dormire. Che non è proprio una banalità da un punto di vista dell'attaccamento. C'è una patologia che si chiama nomofobia, che è la patologia che è la paura sproporzionata di rimanere fuori dal contatto della rete, con la rete, a tal punto da sperimentare sensazioni che vanno dall'attacco di panico ai tremori, alla sudorazione. Cioè, togli la comunicazione a una connessione, a un individuo, un giovane individuo, quando è esagerato il suo attaccamento, produce addirittura questi tipi di sintomi. Quindi riuscire a comprendere quando l'attaccamento è esagerato da parte di un genitore è importante, prima che si presentino i sintomi che poi producono patologie ancora più gravi. Una tassa molto spessa che si può sbrogliare con la responsabilità e un maggiore controllo da parte dei genitori. Allora Irene, c'è un'altra domanda dal web, la giriamo sempre dalla regia alla dottoressa. Bene.
Sì, dottoressa, mi scusi, sono sempre io, Guglielmo. Lei ha parlato di accompagnare gli adolescenti verso un percorso sano nell'utilizzo delle tecnologie, in particolar modo per quanto riguarda gli smartphone e i social network. Sì. Per esperienza personale, avendo lavorato in questo settore, soprattutto la cyber security, per quanto riguarda soprattutto i contenuti pedopornografici a Dublino, una cosa che ho notato spesso che viene sottovalutata è l'accompagnamento dei genitori stessi nel riconoscere questi comportamenti, perché su una serie di questionari che avevamo fatto all'epoca a Dublino veniva fuori che c'era idiosincrasia tra i dati che davano i ragazzi e quelli dei genitori e impreparazione da parte dei genitori nel controllare, perché non conoscevano magari delle tecnologie che permettono ad esempio di bloccare il telefono del figlio, delle app gratuite anche per i minori sotto i preadolescenti per poter guardare contenuti sicuri senza pubblicità, senza contenuti osceni. E quindi come pensa che si possa aiutare in questo i genitori? Perché secondo me da lì bisogna anche partire. Sì, ha perfettamente ragione. C'è anche una consideriamo che i genitori di oggi non sono vecchietti come me, quindi stiamo parlando di adolescenti, quindi i genitori sono più giovani di me, quindi hanno un po' più di familiarità di un, come dire, un dinosauro come la sottoscritta. Di sicuro credo che la polizia postale faccia già tante cose che ha presenza nelle scuole, almeno in Piemonte è così, fa moltissimi interventi nelle scuole e credo che sia, come dire, che sia importante che anche le scuole, come dire, promuovano questo tipo di attività anche per i genitori. Però devo dire che spesso sono proprio gli stessi genitori che fanno fatica a pensare di avere un ruolo in questo senso, perché come per molti temi che sono scottanti, come dire, temono di non essere in grado e quindi non affrontano la tematica. La difficoltà grossa è quella di sapere che puoi non sapere e puoi fare con tuo figlio, non sto parlando di quando ha 15 anni o 16 o 17, ma prima, cioè, come dire, cresciamo insieme in questo senso, non devi per forza di cose essere onnisciente. Vale anche per la sessualità, io mi occupo di sessuologia, sono una sessuologa anche, e anche questo tema è un tema molto dibattuto, cioè non è che per forza di cose devi sapere tutto, ma puoi decidere di guardare con tuo figlio delle cose informandoti insieme, che forse è il modo più semplice, oltre ad avere programmi nelle scuole eccetera eccetera di sostegno alle famiglie che accompagnano i ragazzi ad un uso consapevole della tecnologia. È imprescindibile l'iniziativa del genitore, una forma di consapevolezza che spesso invece lascia spazio al sentirsi inadeguati di fronte ad un problema che non si sa gestire, ci si sottrae, invece dovrebbero subentrare la pazienza e soprattutto la voglia di saperne di più, così da dare un supporto. Ma soprattutto non vergognarsi di non sapere. Perché io so che i genitori tendenzialmente, sto parlando in generale, tutti quanti abbiamo delle buone intenzioni nei confronti dei nostri figli, abbiamo in mente di crescere dei figli che siano adeguati adeguati sostanzialmente. È la nostra competenza che va in crisi. Allora, poiché nessuno di noi può sapere tutto, soprattutto in un periodo come questo, in cui davvero le conoscenze sono tantissime, si può pensare di imparare insieme, cioè di avvicinarsi per esempio all'uso del cellulare. Quando si regala il primo cellulare al nostro figlio, lo facciamo insieme per imparare insieme, senza nessuna paura di non sapere, perché anche i nostri figli sono in grado di capire che possiamo non sapere e che possiamo imparare insieme. Il mondo virtuale è parallelo ed è sconfinato, le maglie sono tante, lo deduciamo dall'esperienza quotidiana e la sua risposta ne dà conferma. Lei ha fatto riferimento sia a risvolti positivi che a quelli insidiosi e pericolosi, soprattutto per le fasce di età più fragili e sensibili. Io mi voglio riallacciare alla prima parte della sua risposta, in cui si metteva in luce
l'effetto positivo dei social come garanzia di comunicazione e di dialogo in un periodo in cui diversamente ci saremmo sentiti più soli e quindi svuotati dall'evento in corso. E se riprendo questa sezione particolare del discorso è perché la vedo ben collegata all'iniziativa di Rosaforte, che vuole in effetti rifunzionalizzare i social, sebbene umilmente attraverso lo spazio della pagina, riempendo il vuoto costituitosi attraverso dei contenuti che possano spaziare tematicamente per le branche, per i rami del sapere. Cosa pensa in merito alla nostra iniziativa? Quali consigli ci offrirebbe per portarla in avanti nel modo più sensato? State facendo un'opera meravigliosa, e tra l'altro mi facevate venire in mente proprio come, anzi, un'iniziativa che non solo applaudo, lodo, perché è quella che ci ha tenuto anche in vita in questo periodo in cui anche concerti, eccetera, non c'era niente, non c'era la possibilità di scambiare. Quindi io credo che tutti i temi siano benvenuti dove sono portati da soggetti riconoscibili con una competenza professionale, perché questo allarga la possibilità di conoscere, di sensibilizzare anche sulle tematiche anche femminili, ma soprattutto ci permette uno spazio di riflessione che diversamente prima non trovavamo, se non ritagliandoci degli spazi di tempo anche nel lavoro, per cui il web ha questa possibilità di poter essere fruibile in qualsiasi momento e quindi il desiderio di crescere nella dimensione culturale, di conoscenza, soprattutto di iniziative non solo culturali ma anche sociali, e di affrontare nuove problematiche, è decisamente più a dimensione umana, per cui io non ho consigli particolari se non di dire: state facendo una cosa meravigliosa, continuate, perché questo è un bisogno che sentiamo molto, anche di cultura portata di orari che magari non sono quelli lavorativi, ma che ci permette di essere fruibile sempre. La ringraziamo, in effetti il nostro scopo è proprio questo, quello di arrivare a tutti, quindi attraverso un codice funzionale e fruibile, dosando ovviamente i contenuti perché non risultino pesanti, ma possano rappresentare un nuovo uso dei social, che sia più ragionato e meno affidato al caso o al puro fine di dilettarsi e di sfagarsi. È giusto che la rete possa rappresentare anche questo, un momento di leggerezza, però sì. È bene anche che attraverso le nostre conoscenze possiamo dare dei toni, delle sfumature diverse, più accese, che siano stimolanti per la mente, quindi che si collabori, è un modo anche per vincere le distanze, quindi da un piccolo paese siamo arrivati a toccare più frontiere, perché i collaboratori appartengono a diverse regioni. Per quanto riguarda in generale la comunicazione e i rapporti sociali, quali prospettive si profilano per il futuro? Saremo davvero condizionati dal momento che stiamo vivendo, oppure presto lo metteremo da parte, come in genere l'individuo, l'essere umano ha dimostrato di fare? Ma da un lato l'istinto di sopravvivenza o le difese che noi mettiamo in atto di sicuro ci farà perdere un po' di vista, dimenticare un po' il dolore profondo che abbiamo provato, tutte le situazioni che hanno una caratteristica di trauma come quella che abbiamo vissuto non sono mai completamente dimenticate, perché lasciano un segno che rimane come le cicatrici di un intervento chirurgico, non sono mai silenziose completamente, e credo che questo, da un lato, spero che sia solo che le cicatrici siano solo delle cicatrici che ricordano che dobbiamo prenderci cura di tutta una serie di questioni che sono fondamentali perché una situazione di questo tipo non capiti mai più. Lo dico da un punto di vista sociale, lo dico da un punto di vista politico, lo dico da tanti punti di vista di cui io non ho competenza, ma penso che appunto che questo trauma
la cicatrice di questo trauma debba essere e rimarrà, e spero proprio che rimarrà, come un segno, come dire, che ci ricorda che certe cose non debbono più essere dimenticate, che non sia così devastante da impedirci di proseguire con positività, ma che qualche cosa ci lasci da questo punto di vista. Una sana lezione, un monito per dare il giusto peso alle situazioni. Quindi dopo ci troveremo dopo a saper valutare quello che avremmo dovuto stimare prima. Sì, di sicuro rispetto alla sanità, di sicuro rispetto alla salute psicologica, ma credo che ci siano anche dei segnali importanti rispetto anche a come dire, alle relazioni, come più personali, nel senso che forse certe relazioni che sono rimaste così forti e che abbiamo coltivato, forse dobbiamo continuare a coltivarle con modalità più intense, cosa che è potuto accadere durante il coronavirus, perché eravamo in qualche modo costretti, e questo ha reso non solo deboli alcune relazioni, ma ha reso forti altre relazioni. Sì, un passaggio che non trascurerei del suo discorso risale proprio all'incipit, all'inizio. Lei parlava della credibilità, dello spazio finalmente dati nella giusta misura, non che non ci fossero prima, perché è naturale, è d'obbligo che ci siano, data la consistenza delle vostre figure e dei vostri studi. Sarà arrivato il momento di restituire dignità alla ricerca medica e anche a quella della psicologia, della psicoterapia, quindi l'economia, il mondo della salute, della scuola dovranno riprendere proprio alla luce delle nuove consapevolezze, quindi che sia un'esperienza davvero formativa. Me lo auguro proprio, sì, me lo auguro proprio. Peraltro in Piemonte, come dire, hanno una cosa molto bella, hanno come dire, coinvolto un docente universitario di psicologia proprio nella task force che pensava in qualche modo a come organizzare le condizioni, insomma, di rientro dopo il coronavirus. Quindi questa cosa è importante, mi dà fiducia nel fatto che si può pensare anche al benessere psichico delle persone pur pensando all'economia. Mi viene in mente una riflessione, spunti in me una curiosità che prima non meditavo di poter avanzare. In un'Italia che purtroppo ha sempre sofferto la spaccatura tra nord e sud, perché sinceramente dobbiamo ammettere che ancora questo pregiudizio non sia stato superato, nel clima della pandemia simili confinamenti risultano accentuati? Oppure si può pensare ad un clima di solidarietà? Perché purtroppo l'impressione, almeno dal mio punto di vista personale, è quello di un'Italia che nella paura del contagio ha visto dei focolai non solo del virus ma proprio dell'ignoranza, perché ci siamo messi l'uno contro l'altro a proposito dell'apertura e della chiusura delle regioni. Cosa ne Ma io sento, però, le ripeto, è una percezione rispetto al mio piccolo universo di persone che frequento, non come amicizie, ma come professionista, che questa dimensione sia una dimensione più politica che non individuale. Cioè più come nel mondo politico che usa questa, che strumentalizza questa divisione nord e sud storica, ma che, non, che da un punto di vista individuale sia molto meno così, perché questa volta peraltro in parte è invertita, perché come dire, gli untori erano quelli del nord, quindi a fronte, cioè il pericoloso erano quelli del nord rispetto al sud, quindi una dimensione un po' stravolta rispetto a quello che dovrebbe essere come lo stereotipo generale. Io sento che per le persone è molto meno così di quanto non lo sia politicamente, e che anzi la divisione territoriale era più percepita come un forte disagio proprio per la possibilità di ricongiungersi, virgolette, a amici, non solo a parenti, ma amici, quindi di sentire la difficoltà di poter essere vicini
alle persone a cui si è legati. L'altra cosa che può sembrare paradossale è che se i politici hanno cavalcato in qualche modo o cavalcano in qualche modo la dimensione della differenza tra nord e sud, quello che un po' invece è andato potenziandosi nonostante tutto è come dire, la solidarietà del buon vicinato, che non è stata tanto raccontata, ma che è stata vissuta. Vero che c'è la paura di quello che ti contagia, ma è vero che il tuo vicino di casa che conosci da tanto tempo, con cui non hai grandi rapporti, però magari ha bisogno e io mi rendo disponibile. Questo c'è stato. Io lo posso testimoniare in prima persona, mi scusi se la interrompo, ma ne approfitto proprio per esprimere la riconoscenza commossa alle persone che mi hanno salvato, perché io dico sempre ultimamente che via Leonardo da Vinci a Nicherino è diventata via San Severino, che è quella cioè del mio paese di origine, perché se non ci fossero stati alcuni vicini di casa io avrei vissuto il tutto in maniera più dolorosa, cioè una famiglia in particolare mi ha preso a cuore, usciva a fare la spesa e la faceva anche per me. Un signore del palazzo non mi ha mai, insomma, fatto pesare questo, si offriva gentilmente, così come la proprietaria di casa, quindi io a queste due persone sarò sempre grata. Quindi è vero quello che dice, non solo nei paesi in cui si è cresciuto, si è vissuto sempre, per cui è naturale che ci siano questi rapporti, ma anche in ambienti in cui si sia entrati da poco, ed è stato bellissimo, sicuramente uno degli aspetti più significativi di questo spiacevole, a dimostrazione del fatto che la gioia e la tristezza camminano sempre insieme. Nella negatività ci sono stati degli aspetti molto positivi e io voglio ripartire facendo leva proprio su questi, sull'umanità, sulla bontà che tante persone hanno dimostrato rispetto ad altre. Eppure io ero sana, ero una ragazza comunque giovane, avrei potuto cavarmela. È stato più significativo vedere che molte associazioni o comunque privati si siano messi a disposizione di anziani, di ammalati, quindi la pandemia ha avuto anche delle manifestazioni lodevoli, apprezzabili. Sì, molto importanti. E questo che dico, questo senso di solidarietà è quello che mi fa pensare che, come dire, poi singolarmente le persone siano in grado di attivarsi, e che quindi più una dimensione politica che è ancora colora questo stereotipo. Io devo dire che mi fido delle persone e mi fido del fatto che singolarmente possono portare a casa dei pensieri dalla tristezza di questo coronavirus. Altre domande non ce ne so. Allora possiamo confidare alle persone che ci stanno seguendo quello che ci ha raccontato prima di andare in onda, cioè che le ha sognato poco tempo fa di tenere uno sportello, di offrire uno sportello di ascolto in Calabria. Possiamo rispondere che l'ha fatto egregiamente stasera e noi le siamo riconoscenti nella maniera più sentita, perché è stata generosa, è ricca di spunti di riflessione nel suo intervento, dall'aver accettato l'invito fino a tutte le risposte precise e stimolanti che ci ha offerto. Quindi le rinnovo la mia riconoscenza e l'abbraccio, e sicuramente ci uniscono anche gli altri con immenso affetto, cara dottoressa. Anch'io vi ringrazio moltissimo, è stato un vero onore per me, è una cosa assolutamente nuova a cui non ero abituata e mi ha fatto molto piacere stare con voi, vi ringrazio molto. Anche da parte di noi di Voce Libera è stato un onore per noi averla ai nostri microfoni, sia per quanto riguarda Voce Libera che per quanto riguarda Rosa Forte. Il meglio sul campo professionale, perché lei è fondamentale per tante persone e anche ovviamente a livello strettamente personale. Speriamo di ritrovarci presto. Me lo auguro, grazie mille. Buon seguimento di serata, arrivederci. Buonanotte dottoressa. Grazie, arrivederci. Allora Irene, è stata un'interessante intervista anche questa sera, ricca di tanti spunti. Continuiamo, diciamo, a proseguire in questo nostro progetto in collaborazione con voi di Rosa Forte, e diamo appuntamento a lunedì prossimo, ovviamente. Sì, lunedì prossimo avremo con noi ai microfoni la dottoressa Francesca Castagna.
che è nutrizionista e quindi affronterà con noi un altro tema importante che rientra in quello più lato della salute, e cioè l'alimentazione, sia nel periodo che stiamo vivendo che nel corso della vita. Quindi appuntamento con le interviste di Rosaforte a lunedì prossimo, sempre qui dalla sede di Voce Libera Live, sempre alle ore 21:15. Noi, almeno per quanto mi riguarda, una buonanotte ai nostri ascoltatori. Buonanotte, grazie per averci seguito, alla prossima. We'll be right back.